Signori, avviciniamo alla fine della gara femminile, siamo ormai all'ultimo chilometro della prova donne, siamo ormai agli ultimi metri di questa gara, di questa trentesima edizione del Grand Prix Sportful. Partono gli applausi per chi saranno per la russa Tatiana Yambayeva che va a vincere, quarta russa nella storia del Grand Prix Sportful. Tatiana Yambayeva vince. Vedremo se ha fatto il primato della gara, secondo una strepitosa Antonella Confortola, grandissima gara dell'atleta di Cosero. Niente da fare, 40-52 resiste il primato di 40-21-7 di Stefania Del Bomba per il terzo posto. Signori, la regina dello scorso anno, straordinaria, signori, Arianna Collis, brava Arianna, grandissimo terzo posto, sfida la medaglia di bronzo posto, ma ormai al quinto posto, ma ormai il podio è totalmente occupato, bellissimo successo in attesa di Tatiana Yambayeva, la piazza d'onore di Antonella Confortola, il terzo posto di Arianna Collis ed ora arriva la grande Valentina Shevchenko, ritorna la campionessa di Kiev, l'atleta ucraina, grande protagonista, un'altra volta signori, tocchi i piedi perché arriva Marianna Londa e torna a reggere la campionessa di Livigno, dietro di lei la campionessa mondiale Ritta Rotonen che chiude e poi salutiamo quest'altro azzurro al traguardo, la grande Sabina Valcusa, il suo nome nel libro d'oro della corsa, oggi conferma le sue qualità e arriva anche Giulia Cecaleva, mentre abbiamo al comando della gara uomini tenete i minori dietro a Killer Kotler e al comando in grandi condizioni e questo è importante con Killer Kotler che qui vince. Intanto salutiamo al traguardo la Corostolieva, Natalia Corostolieva, grande, brava, la prima vittoria di Pietro il Grande nel 2002, nel 2003, nel 2004, nel 2005, nel 2006, è pronto per la Pessina, una vittoria in Coppa del Mondo, nel 2007 a Rivinsk, un'altra vittoria all'Aquisa nel 2006 in staffetta, ma soprattutto reduce dalla medaglia di bronzo nella 30 km ai campionati del mondo di Skirol di OTP in Estonia. Prepariamoci a seguire l'epilogo di questa gara mentre c'è l'arrivo di un'altra atleta, signori, l'arrivo di un'atleta molto cara ai bellunesi, la grande Basta Genuin, la scorso inverno di nuovo sul podio, anzi finalmente sul podio. Intanto siamo a 5 metri dall'epilogo, c'è di nuovo l'Ekipop davanti insieme a Killer Kotler a 20 secondi e transitato giù all'Alluca. Italia, Russia e Finlandia a 2 metri. L'Alluca in terza posizione, prepariamoci per questo epilogo all'arrivo del 513 e la campionessa italiana sprint per abbroccar, attenzione, si è uscirato il primo dalla coda e della continente si chiede dietro Killer Kotler, sei volte, sei volte, dietro il grande, sei
dello scorso anno, si lascia alle spalle di Lino Jainen, il finlandese. Quindi abbiamo Italia, Russia, Finlandia, podio degno di una Coppa del Mondo per questo trentennale. E si arriva, attenzione, il campione olimpico Eugeni Dementiev, campione olimpico della Persing, si lascia alle spalle Matti Aikinen con il 32 sotto piedi, il romano Valerio Checchi, bravo, bravo. Ma diciamo che la soddisfazione più grande oggi è essere proprio riusciti a battere questo record. Era tantissimi anni che ci provavo, tu lo sai, forse voi tutti lo sapevate, forse oggi si sono manifestate le condizioni giuste, l'asfalto era asciutto, è stato alcuni pezzi riasfaltati, ottimi skirol, grande preparazione e poi un gran ritmo dall'inizio alla fine, la miscela esplosiva che ha dato i risultati. Sono contento più che altro perché non solo io sono riuscito ad abbassare quel record, ma molti altri dei miei compagni, quindi vuol dire che stiamo crescendo, è una squadra che sta crescendo e speriamo di poterlo dimostrare anche quest'inverno. Tante Olimpiadi, per esempio, ci sono i mondiali di Liberec, vittoria con record allo Sportful e qua ci fermiamo. Ma certo, è difficile fare delle previsioni, come sempre l'appetito viene mangiando, quindi se la forza e la fortuna continuano a stare dalla mia, speriamo che i risultati anche. Dell'azzurro, lo scorso inverno finalmente ha successo in Coppa del Mondo a Canmore. Trionfo, mai nessuno nella storia come lui, con un primato migliorato di un minuto. L'arrivo è per Thomas Murillo, ottima gara anche la sua, come quella di Alfio Di Gregorio, il più forte skirollista italiano. Very hard race, legs was okay but breathing was very very problem. There was a lot of people and it was nice to ski. This is my first race this year. Mentre qui arriva, signori, Luca Orlandi, grandissima prova del Trentino. 33-48, nei numeri l'epopea. Sempre la rubra chiude appena prima di Florian Kosmer. Bravissimo, mentre il veronese con il 12 Giovanni Pesco, atleta della Forestale, grazie Pietro, complimenti. E allora ancora Trentino che nascono i risultati del fondo italiano oggi, grande impresa, lui e Stauder possono uscire da